Hola amigos, benvenuti in questo nuovo episodio di Minecraft. Nell'ultimo episodio ci eravamo lasciati con la costruzione della Creeper Farm e dei loot, che sarebbe la polvere da sparo con cui possiamo costruire razzetti e TNT per la difesa della nostra piramide che si trova dietro questa montagna. Questo episodio lo iniziamo con un piccolo bug del nostro mondo. Non è il bug che vi ho parlato nello scorso episodio a fine puntata della 1.11, ma bensì è un bug di Chunk. Ragazzi, non so cosa sia successo, ma del tipo si sono scambiati alcuni Chunk. Per esempio, vedete questo buco qui? Non riesco a capire dove sia finito. Questo Chunk qui è stato trasferito da qualche altra parte. Poi c'è un chunk che si è scambiato, tipo quello là che conteneva il tunnel, vedete? Questo qui si è trasferito qui. Non capisco come. Guardate, abbiamo una porzione del nostro tunnel qui, il ponte. Non capisco, non riesco a capire il perché. Ma ora dovrò andare a scavare questa montagnella, ripulire qui e mettere a posto il tutto qui. Però non lo faccio in questo episodio, lo faccio tra un episodio e l'altro. Intanto, cioè quando ho un po' di tempo e non posso registrare. Quest'oggi andiamo a lavorare a questa farm qui. La farm di scheletri. C'è uno spawner qui dentro, se riuscite a vedere. Ok, e inizialmente avevo fatto questa cosa giusto così che non riesco a prendere nemmeno i ragni, infatti guardate. Ok, e qua sotto degli hopper che mi trasferisce tutto quanto qui dentro. Quest'oggi andiamo ad automatizzare il tutto. E non la trasformiamo in una farm XP perché abbiamo già la Ender Farm e la farm di scheletri che danno XP. Poi avremo anche una farm di guardiani, ma non so se quella là mi farà dare esperienza. Poi vedremo. Ma intanto, questa farm è semplicissima e devo iniziare solamente a scavare qui. E però prima mi devo piazzare un bel coso, esatto, il coso come si chiama, il beacon, lo devo piazzare perché così posso ottenere il haste 2 e scavare molto più velocemente. Probabilmente lo inserisco, dove lo inserisco il beacon? Qui, che dite? Ma sì, dai. Schiattiamolo qui giù. Ok, quindi non mi resta che scavare. Facciamone due, così poi possiamo anche risalire. Scavo da questa parte fino a un livello basso, magari. E poi piazzo il beacon e vi faccio vedere le dimensioni della stanza che dobbiamo scavare per i ragni. E rieccoci qui ragazzi, finalmente ho completato il beacon dopo una decina di minuti, ho sollecitudine 2 e questo che ci ritroviamo in questa shulker box è quello che ho recuperato durante lo scavo, 25 diamanti addirittura, gli smeraldi no, gli smeraldi non li ho recuperati qua, gran parte di questo l'ho recuperato scavando e ho trovato anche un canyon scavando. Comunque, passando alla farm, qui ho iniziato a cancellare tutto quello che ci stava e questa qui è la stanza. Allora, devono esserci due blocchi sopra lo spawner e un mezzo blocco sopra lo spawner per evitare che, anzi, possiamo fare anche che ci siano interi blocchi. Ecco qua, 1 e 2. Ah, l'ho fatto uno in più alto. Vabbè, ragazzi, sai che vi dico, non è un problema, possiamo fare anche di 3. Adesso si deve scavare in basso. Ciò che serve sono 25 blocchi
Per far morire un mob, soprattutto i ragni, servirebbero molti meno blocchi. Soltanto che per sicurezza, tanto qui sotto non ci dovremmo fare niente, andiamo a scavare 25 blocchi. Tanto adesso siamo al livello 55, quindi 1, 2, 3. E poi qui c'è altra roba. Ci sono altre voragini che feci precedentemente per provare a fare la farm di ragni. Comunque, faccio questo lavoro e ci vediamo appena avrò scavato tutti quanti i blocchi. E rieccoci qui, ragazzi. Allora, ho iniziato a fare la stradina dove qui si scenderà qualche scalino e ci sarà lo storage. Qui giù, invece, ho fatto tutto quanto lo scavo fino ad uccidere questo ragno. Vieni qua, muorici, muorici, vieni qua, muori. Oh, ok, bravo. Ho fatto lo scavo fino dal livello 55 fino al livello 34. Sono arrivato qui giù a chiudere un po' questa parete. Qui c'è un canyon, mentre qui c'è una grotta. Sono andato a vedere questa grotta, oddio, e c'è un po' di gente. Ciao gente, come va? Muori? Tanto ne ho abbastanza di creeper. Ok, e stavo andando a vedere da questa parte cosa c'era, se continuava, sì, esplorarla, e ho trovato un dungeon di scheletri. Adesso gli scheletri io già li ho, però non si sa mai, io me lo tengo sempre a portata di mano questo dungeon. E qui dentro ho trovato anche un libro protezione, tre targhette, un paio di dischi uguali, 418 cat, sì, sono identici. E vabbè, comunque, adesso cosa mi tocca fare alla farm di ragni? Qui andiamo a chiudere perché non ho niente con cui chiudere, quindi facciamo così. Tu muori. Ok, chiudiamo 1, 2, 3, 4 e abbiamo finalmente fatto. Adesso qui in chat, oltre che sono morto vicino alla parete perché mi sono schiantato, che mi sono lanciato troppo forte con le dita, vabbè, mi sono scritto queste due coordinate, che sono queste qui, 365 e 165. Queste sono 365, 156. Quindi siamo giusti. Ok, dobbiamo andare a 156, 7, 1, 2 e siamo a 156. Questo qui sarà il centro del nostro ascensore per item. Ora non mi resta che convergere tutti quanti gli hopper in un dispenser che sarà qui. Anzi, adesso lo vado a prendere. Ragazzi, qui ci muoio un'altra volta perché facendo così sono morto. Ecco, ce l'ho fatta. Sono un dio. Va bene. Ok, a parte mob vari che mi respingono qui dentro. Ci sono creeper? No, spero di no. Allora, ci serve un gettatore. E ci serve anche... No, questo ci respinge qui giù. Muori! Quindi scendiamo qui giù. Oh, perfetto. E posizioniamo il gettatore esattamente qui. E tutti quanti gli hopper che convergono qui dentro. Perfetto. Quindi la torcia per adesso la togliamo. E tutti quanti gli hopper andranno verso quello là. Ok, una volta fatto questo, adesso piazziamo un paio di torce così non mi spawnano gente. Qui andiamo a fare una piccola piattaforma per il clock, che servirà per, appunto, per mandare via gli item, mandarli nella parte di sopra. Quindi ci prendiamo un altro paio di blocchi, facciamo così, 1 e 2, questi qua ci trasformiamo e iniziamo a fare... abbiamo 9 ricette, molto strano, va bene. Facciamo così, un repeater che va così,
pezzo di redstone qui, qui e qui, blocco, blocco e blocco. Perfetto. E il clock è fatto. Qui piazziamo un paio di torce e qui dietro c'è un creeper che ci sta aspettando, lezzo, ok. Qui adesso piazziamo un altro paio di torce, cerchiamo di non farci arrivare niente e qui possiamo anche chiudere, che tanto non ci serve. Quindi ragazzi, ultima cosa da fare è riempire il piazzale di hopper e piazzare i tappeti sopra gli hopper, così evitiamo lo spawn di altri mob. Po 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 po
farm è completata, cioè per adesso, perché dobbiamo andare a fare il sistema che trasporta gli item in questa parte e dobbiamo fare il sistema di stoccaggio. Adesso però vi faccio vedere qui sotto. Uccidiamo questo tizio, uccidiamo questo. Ok, lì c'è uno scheletro e non so come ucciderlo. Va bene, facciamolo stare lì, tanto non ci crea problemi. Allora, qui ho messo degli hopper per la raccolta e ho avviato la farm. Sono stato 15 minuti AFK e già ero venuto a ritirare 4 stack di cordicelle. Quindi sta andando abbastanza bene questa farm. Allora, sì, prima cosa da fare, cavare la zona 3x3 e riempirla con il pilastro di argilla indurita grigia, che secondo me è il materiale che userò per fare qualunque ascensore per item. Quindi parto e inizio a fare lo storage, poi faccio vedere come continua tutto il lavoro. E rieccoci qui, ragazzi, finalmente ho completato, diciamo quasi, il tutto. Intanto ho sistemato anche questo corridoio qui. L'unica cosa che mi manca è il tetto da fare di vetro, perché mi mancava il vetro. Per il resto tutto bene. Allora, andiamo di corsa da questa parte e vi faccio vedere tutti quanti i cambiamenti che ho apportato. Allora, qui c'è sempre la nostra scaletta e qui abbiamo la stradina che porta alla farm, al villaggio dei villager, e poi qui c'è la strada che continua in questa montagna e si arriva in questa stanza. In questa stanza abbiamo tutte quante le casse dove verrà stoccata la cordicella, che servirà anche per fare la lana. Basta fare così e abbiamo la lana bianca. Allora, adesso ce la rimettiamo qui dentro. Dove la metto? Ok. Questa farm non produce gli occhi. Gli occhi ce li ho messi io, perché ovviamente fanno parte dei ragni, ma comunque i ragni, se non vengono uccisi dal player, non droppano occhi. Quindi così. Poi qui al centro della stanza ho fatto questa scaletta. Questa leva, non ci badate, serve per la luce qui del pavimento. Ho fatto questa scaletta che qui porta nella caverna, mentre andando sempre più avanti porta a una finestrella fatta con i mezzi scalini, così da non far passare la luce dentro e si può guardare lo spawner. Rompendo questi due blocchi, vediamo i ragni che si suicidano. Cadendo, quando spawnano, muoiono lì, vengono trasportati dentro il dropper spara gli item sopra e li fa arrivare qui su. Ecco qui, li fa arrivare da questa parte. Poi gli item iniziano ad andare negli hopper che sono collegati alle casse. E infatti sono stato un paio d'ore a FK e questo è il risultato. Abbiamo cordicelli anche qui? Strano. Va bene. Comunque, il centro della farm è questo blocco qui. Praticamente, se riuscite a vedere, ecco qui abbiamo lo spawner giusto qui e noi ci mettiamo AFK in questa stanzetta con la porta di ferro per non far entrare altra gente, abbastanza illuminata perché sennò i ragni ci spawnano anche qui dentro,
E questa è la farm, ragazzi. Scrivetemi nei commenti se vi piace l'addobbo che ho fatto, perché qui ho cercato di rendere un po' il tutto naturale, così con un'entrata un po' strana. Qui ho cercato di fare un pilastro un po' strano, qui ho messo una luce, non so. Ditemi nei commenti se volete che aggiungo qualcosa per abbellire, perché per adesso mi è venuto questo in mente. Poi, non so, forse cambierò qualcosa. Ho scelto una decorazione con la sandstone, perché con l'arenaria, perché ci troviamo nel deserto e questa qui era la cosa più facile da trovare, cioè prendevo questa, la mettevo qui e ho fatto. Ho usato un bel po' di ferro per fare gli hopper, il tramoggio, e un po' di legna per fare le casse. Comunque siamo qui. Eccoci qui. Abbiamo completato la farm! Yes! Allora, facciamo un bello screenshot così e ce lo mettiamo come immagine. Ecco qui. Perfetto, ragazzi. Allora, penso che per questo episodio sia tutto. Io questo episodio l'ho aggiornato alla 1.12.1 perché non sono riuscito a scaricare la Optifine e senza Optifine io non riesco a registrare. Intanto qui ho avuto un altro po' di tempo e ho tolto tutta quella montagna che ci stava. Infatti, se qui vi ricordate, c'era questa montagna, adesso ci è rimasto anche un blocco. C'era la montagna altissima qui e poi c'era il buco dove si passava qui giù. Infatti, come potete vedere, qui sotto è vuoto e qui passava il ponte. Allora, proviamo a fare un trick. Ole! No! Ok, mamma mia, come sono comode le ali. Allora, tappiamo questo buco. Ho cercato di rendere il tutto più naturale possibile, infatti non ce ne si accorge quasi. E questo è tutto. Quindi, ragazzi, spero che questo episodio vi sia piaciuto. Lasciate un grandissimo like. Passate giù in descrizione e anche sulla mia pagina Facebook, mi trovate giù in descrizione anche i vari social e mi raccomando, non perdetevi anche il prossimo episodio. E ciao a tutti!